Ma è stato un incontro molto interessante e ringrazio il sottosegretario Durigon che meno di 10 giorni fa all'incontro abbiamo avuto presso appunto, i suoi uffici a Roma, aveva dato la disponibilità ad ascoltare il territorio. Valdarno è una realtà importantissima nel settore moda perché diversamente da tante altre realtà toscane non è un distretto ma una filiera, quindi qui si parte dalla progettazione, dalla realizzazione del prodotto, ma anche dal packaging per la scatola della scarpa, la realizzazione dei negozi, all'illuminazione per i negozi, quindi un mondo sicuramente a 360 gradi che rappresenta il Made in Italy. Quindi era importante un confronto fattivo tra le aziende, tra le associazioni di categoria che oggi erano qua, per illustrare al sottosegretario le esigenze a breve e a lungo termine. Il sottosegretario ha dato piena disponibilità e già per il rinnovo della cassa integrazione anche nel 2025 e per partire con un tavolo Valdarno e poi sia estendibile a livello nazionale per un confronto anche con il MEF e sulla questione banche, che può essere un altro aiuto indispensabile appunto per le aziende nel medio termine, ma anche con progettualità più importanti a lungo termine che dovranno poi parallelamente andare avanti. Quindi lo ringraziamo perché è fondamentale che nei momenti di difficoltà ci sia un'azione fattiva da parte della politica. Questo è un territorio che da decenni ha costruito un sistema economico e sociale fondamentale legato appunto al settore moda, grazie alla lungimiranza, al sacrificio, all'impegno di piccole e grandi realtà che si hanno saputo cavarsela da sole. In momenti di difficoltà la politica non può assolutamente non dare una mano e quindi abbiamo visto una disponibilità concreta da parte del sottosegretario su un aiuto a breve e a lungo termine e siamo ottimisti sul fatto che ci possa essere un cammino appunto proficuo per il nostro territorio ma per il settore della moda a livello nazionale. Sindaco, c'erano i suoi colleghi, i sindaci del Valdarno, c'erano le categorie economiche, non c'erano i sindacati. Pensate di coinvolgerli in questo cammino, come diceva l'onorevole, che è appena cominciato? Ma guardi, questa era un'istanza portata dalle associazioni di categoria al tavolo dei sindaci, quindi abbiamo invitato, come era normale che fosse, coloro che ci avevano chiesto un aiuto e quindi con la presenza poi naturalmente dei nostri, del mondo appunto dei comuni del territorio. Io non ho nessuna preclusione, anzi, l'importante è che tutti si vadano nella stessa direzione, ovvero si sia propositivi e si cerchi di collaborare per portare a casa quello che è possibile, perché siamo tutti amministratori, quindi sappiamo che la bacchetta magica non esiste, ma portare pragmaticamente a casa dei risultati a breve termine, come dicevo, perché è fondamentale per le aziende e per i lavoratori, e poi però progettare quello che serve, che le aziende oggi hanno espresso con molta chiarezza, per un futuro che sia più possibile positivo per il nostro territorio, tutti nella stessa direzione. Grazie.